a tutti e bentornati su The Binding of Isaac, Afterbirth Plus. Sapete il fatto che gli sviluppatori erano del tipo: beh, adesso facciamo uscire Afterbirth Plus, vi attiveremo la possibilità di utilizzare le mod e periodicamente tutte le mod più belle verranno aggiunte nel gioco, perché saranno delle cose molto belle che vogliamo aggiungere nel gioco. Quindi settimanalmente potete aspettarvi delle nuove mod, delle nuove cose divertenti da provare. È uscito a gennaio Afterbirth Plus, siamo a fine aprile. E soltanto ad aprile mi fai uscire i primi oggetti nuovi. Ce n'è voluto di tempo, Se non sai più che aspettare, una settimana di più. E soltanto adesso me lo fai uscire? Ma un pochino prima, no? Ma comunque, se c'è una cosa che non abbiamo ancora fatto su Afterbirth Plus, è la Grittier Mode. Che... con che cacchio di personaggio la faccio? Random. Non faccio mai random, ma questa volta facciamo random. Carino. Ma carino si può fare dai random. La Grittier Mode è la Grid Mode, ma più difficile, è la hard mode della grid mode. Allora, non gioco da un pochino. Range up. Tra l'altro la gente voleva che attivasse tutte e due le HUD, quindi... Ma... È un po' una merda sto personaggio. Ecco, sono morto. La prima ondata è sempre la più facile. Come in ogni... No, la prima data è la più difficile di tutta la Grittier Mode. Oggetti migliori? Lo so che posso premere il bottone, ma... Perdi monete, in questo gioco devi essere overpower per vincere. Tears up già meglio. Shrink shot fa cacare il cazzo. Però già che ci siamo, prendiamolo. Quanti mini mostri ci sono? Ma dai, non puoi. Muori. Oh, porca puttana. Siamo riusciti a sopravvivere alla prima ondata. Siamo dei vincitori. Un champion mostro. Va bene. Sei il mostro che non salta te, eh? Forse ti posso uccidere meglio così. Mostro ucciso. Dai, che ce la facciamo. Sì, soltanto un Larry Junior, dai. Ok. Patto di Satana. A meno che non mi dia mega fetti, dovrei riuscirci. Oh cazzo, però tutta sta roba qua è un po' da stronzi, eh. Ah, dai! Porca troia! Ok. Sì! Mio Dio, con mezzo cuore. Ti prego, Satana, dammi qualcosa. Ci ho guadagnato mezzo cuore. Che cazzo? Scendiamo. Secondo piano, siamo dei vincitori. Porca troia. Box of stuff, ma dai. Abbiamo questo però. Store credit. Vai. Ok, quello non è male. Prendiamolo. Lamp of Call, anche questo è male. Prendiamo pure Lamp of Call. Ok. Porca troia, dai. Che cacchio di prima stanza era? Cioè, vedete, la seconda andata è molto più semplice della prima. Mi hanno mai colpito? Non lo so se mi hanno mai colpito. Non mi sembra neanche. Forse una volta? Però cacchio, una volta in confronto alle 150 di prima. Oh no, reg... Vaffanculo, eh. Sa che sono morto per colpa sua. Perché lui è difficilissimo in realtà. È morto. Lui non è un boss a secondo piano. Sveglia! Meat e Dottor Fetus. Possiamo provare. Non sarà facile perché comunque Dottor Fetus non è la cosa più semplice da utilizzare. Ma sì, ma è comunque buono. Il problema è che contro il boss finale non credo sia affatto. Non credo di poterlo far funzionare. Ok. Nemici molto fastidiosi per Dottor Fetus. Dammi qualcosa. Non sei affatto utile te. Potresti essere utile, ma ci sono poche probabilità. Te non sei male. Speedball è assolutamente buono. C'è ancora qualcuno in vita là sotto. Come hai fatto a sopravvivere? Dai. Ah, Big Chub, te sei fottuto con me. Povero Big Chub, non se lo meritava in questo modo. E neanche un cuore. Terzo piano, che... Non sto giocando da 30 minuti ormai, no? Una cosa utile, non credo tante cose utili. Una. Allora, prendiamo questo, ma non so quanto ci possa migliorare, no? Infatti. Dove c'è ancora un nemico? Uccidilo. Oh, così sono morti. Hanno fatto tutto il danno loro, praticamente. Fanculo. No, due cage, no. Stiamo scherzando. Due cage. Morite. State fermi così, bravi. Te non scappare. Oh, bravi. Ma ogni volta nella Grittier non ho ancora trovato un patto decente. Non ho mai trovato Brimstone, non ho mai trovato i damage up, non ho mai trovato niente qua. Ho sempre trovato il Fear Shot o il Book of Sins o quello che ti fa comparire un follower dopo 20 volte che sei stato colpito. Che cazzo. Siamo nell'utero. Se non trovo qualcosa di utile adesso però muoio. Mi interessa maggiormente adesso è sopravvivere. So che può sembrare una cosa strana, effettivamente è una cosa importante in questo gioco. Tess è assolutamente inutile. Se ti prendo o non ti prendo è uguale. Tess Intensifying Tears va bene. Combattiamo.
Ok. Porca troia. Non me l'aspettavo. No, vabbè. Che cazzo di stanza è? Ma dai. Cioè, il primo attacco non potevo scansarlo apposta. Ah, no. C'è il quello buggato che dovrebbe essere The Frail, ma in realtà non lo è. Qualcosa di utile? All stats up then shuffled. Fanculo. Proviamoci. Abbiamo soltanto avuto vantaggi? Non è la mia impressione. Mi è andato molto a culo questo All stats up then shuffled. Mi ha praticamente probabile, non lo so. Curse of the Blind era... mi rovinerà. Sticky bombs. Questo non posso sapere che cosa posso prendere. Sì, però quanto me ne devi far spawnare in fretta le cose. Vabbè. Che cacchio di storia è questa? Questa zona fatta, teniamoci euforia attiva. Questi figlioli a giro mi stanno interrompendo i miei attacchi. Mi dà fastidio abbastanza seriamente sta cosa. Proviamo a prenderlo? È un suicidio. Non ha senso, non lo prendo. Piano sprecato, ma bisogna fare così purtroppo quando ti dà Curse of the Blind. Un gioco tutto basato su che cosa prendere come oggetti, sai. Adesso però mi deve dare una reroll machine e qualcosa di buono. Lunch, prendiamo questo. E che cazzo però, eh. Anche te, prendi anche te. Sempre cose inutili, assurdo. Qualcosa di utile. Porca troia, neanche una cosa utile. Oh, che cacchio di ondata è. Vabbè, che cacchio è. No, vabbè. Siamo già alla sesta ondata, ma non... come siamo già alla sesta ondata, sul serio? Madonna santa. Pretty fly. Stiamo scherzando? Ma che cacchio di ondate sono queste? Sa che abbiamo trovato i nemici più sfigati del mondo, eh. Sono le peggiori ondate che potevamo incontrare. Le abbiamo trovate tutte. Ok, siamo fottuti 100%. Non battiamo Gradier. Non è che se ci va bene possiamo batterlo. Non lo battiamo. Nope. Nessuna chance. Allora, Ultra Grid. Vai, bellissimo. Guarda quanto li leviamo. Oh, guarda quanto li leviamo. Ma come sei carino. Ogni suo colpo mi leva una intera cuore. Giusto, mi dimentico di questa cosa qua. Vuol dire che possiamo essere colpiti ancora 3 volte e poi perdiamo. E in poche parole, visto che c'è questa fase qua e poi quella successiva, mi sembra che ci abbiamo molte possibilità di vincere. Come divertente combattere Grid. Sempre un'avventura e sempre un'emozione. Il mio danno è pari a uno sputo. O forse perché lo sto combattendo con lacrime. Non credo sia la cosa più intelligente. Just to suffer. Every night I can feel my leg and my arm. Even my fingers. I've lost. The comrades I've lost. Ok, Ultra Grid, almeno. Cioè, almeno posso dirvi che sono arrivato ad Ultra Grid. È questo che volevo fare, almeno. E adesso siamo fottuti. Ecco, to. Perfetto. Vediamo quanto duro. Non duro un cazzo. Grande, eh? Perfetto, grande. Best boss, incredibile, mi piace un sacco. Perché gioco ancora questo gioco? Ogni volta è sempre il gioco che mi distrugge, il gioco che mi dà oggetti di merda, che mi mette contro Grid e che mi mette contro tutte le ondate più difficili del gioco. E sono sempre qua a impegnarmi a cercare di fare del mio meglio. Con una build non molto buona riesco a battere tutto Ultra Grid. Poi mi arriva Gridier, e ovviamente perché ci sono esplosioni ovunque, spara monete che esplodono, spara roba che esplode, è lui che esplode contemporaneamente, ci sono raggi laser che escono dalle pareti. Sono anche bravo a giocare, ma che cacchio, se... Oh yeah! Allora abbiamo provato pure Gridier. Non è andata bene, ma abbiamo provato Gridier. Forse nel prossimo episodio provo a utilizzare delle mod giusto per rendere cose un pochino più interessanti. Ditemi se vi sembra una buona scelta, perché sennò dovrei fare di nuovo run normale di Isaac con personaggi normali di Isaac. Ma quindi, spero che abbiate apprezzato. Spero di vedere nel prossimo episodio di Binding of Isaac. Ciao a tutti. Avranno pure aggiunto della roba nuova. Ma non ne ho trovato niente. Quindi.